Allora ragazzi, come va? Tutto bene? Tutto bene, spero per voi tutto bene. Un abbraccio dalla Benedetto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che vi inizio a darvi anche un po' di qualche informazione che magari il mainstream tradizionale, ma anche il web non vi dicono. Qualcuno si sta iniziando a svegliare negli Stati Uniti. Qualcuno si sta iniziando a svegliare. Allora, mi raccomando, iscrizione al canale, ragazzi. Quindi stavo vedendo, poi ne parlavo anche col Zaccaria, che anche lui è uno che mastica molto su queste cose, e mi ha passato anche un po' di belle informazioni. Qualcuno si sta svegliando in America. C'è un pezzo grosso della Corte dei Conti che ha detto: ma cosa state facendo? Cosa state facendo? Donald, cosa stai facendo, Donald? Soprattutto Fed. Cosa stai facendo? Cosa sta facendo la Federal Reserve? Strumento anche della cricca. Federal Reserve è cricca pura, dona Gioppino della cricca, quasi mezzo cricca perché vi ho già spiegato che ha fatto sposare la figlia. Cioè, penso che sia stata la cricca a far sposare uno della cricca con la figlia. Va bene. Praticamente, cosa stai facendo? Qualcuno si sta iniziando a svegliare. Cioè, cos'è successo? Patatrac. Mercati gonfiati, economia gonfiata, buyback, iniezione di liquidità da penso ormai da 2 anni di quantitative easing. Cerco di parlare un po' semplice, se no la gente non mi capisce. Allora, la Federal Reserve, ok, continuiamo a mettere dentro soldi. Ve lo spiego semplice, non voglio usare termini troppo incasinati, se no la gente non mi capisce. Ma qualcuno si sta iniziando a svegliare negli Stati Uniti. Allora, continuato a picchiare dentro soldi, hanno creato una bolla che comunque poi, come vi dicevo, era il tempo che scoppiava, è scoppiata. Vi ho detto che ci sarebbe stata una trappola del toro, quindi un rimbalzone, solamente che questo rimbalzone è un po' troppo pomposo. Cosa state facendo? Qualcuno si è iniziato a svegliare. Perché c'è stato questo rimbalzo, nonostante c'è una situazione economica drammatica? Perché la Federal Reserve continua a picchiare dentro, a pompare dentro soldi? Cosa facevano prima? I soldi non andavano a finire nell'economia reale, ma i grandi cagnoni delle grandi, diciamo, gruppi finanziari, dei grandi gruppi, diciamo, comunque non solo finanziari, ma delle grandi aziende, mettevano questi soldi, li mettevano a bilancio, non li mettevano nell'economia reale. Non li mettevano nell'economia reale. E quindi siamo arrivati ad avere degli utili pazzesco a fronte di fondamentali che fanno schifo. La Federal Reserve ha picchiato dentro qualcosa come 15 trilioni di dollari adesso per praticamente tamponare la crisi dovuta al Pippo virus. Ok? Ma qualcuno sta dicendo: ma cosa state facendo? State di nuovo drogando? Perché c'è stato un mega rimbalzone adesso, forse di più del 30%, il Nasdaq è tornato quasi a 9.000, lo Standard & Poor's è tornato a cos'è, a 2000, quasi 2008, 2009, 2008 e qualcosa, cioè robe fuori di testa. E quindi gli ha detto: oh, basta stampare. Cioè, allora fai una cosa, fate una bella cosa, la Federal Reserve, allora facciamo così. Ma perché non la risolviamo questa crisi? Non so, diamo in Italia una bella stampante, targata BCE, stampiamo un po' di soldi. Diamo a tutti i cittadini dell'America, gli diamo una bella stampante, targata Fed, marchiata magari anche Donald, ok? E stampano soldi. Intanto, beh, mai si può stampare soldi dal nulla. E cosa sta succedendo? Che questi soldi vanno ancora a finire dai cagnoni. Vanno ancora a finire nell'1%. Se li mangiano, li metteranno a bilancio, truccano tutto, continuano a tenere su. Stanno tenendo in piedi un carrozzone, stanno dando della droga monetaria, stanno dando della morfina a un cadavere. Questa settimana sono saltati ancora, hanno chiuso altri 66-67 pozzi dello Shale Oil sta chiudendo tutto ormai. Prezzo del petrolio crollato oggi dell'8-10, poi tornerà, è arrivato a 18 dollari, tornerà su a 25-26 perché c'è il cambio contratto, ma solo perché c'è il cambio contratto che poi continuerà di nuovo a scendere.
A questi prezzi le compagnie di cielo e gli americani saltano. Salteranno le banche che gli hanno prestato soldi, sarà un effetto domino a catena devastante. Ok? Intanto continuano a pompare Tesla, che vende 3 auto in croce, continuano a pompare. Qualcuno si sta svegliando, gli ha detto, questa è la Corte dei Conti, oh, basta drogare i mercati, avete rotto il cazzo, ok? La Federal Reserve praticamente ha detto, sì, vabbè, ok, adesso un attimino teniamo qualche cartuccia per dopo, perché sennò altrimenti non ci abbiamo più niente. Donald, da buon biscazziere, ok, we make America great again, ok? Cioè, oltre che essere un cialtrone, anche un biscazziere, continua a voler che la Federal Reserve continui a pompare denaro. Ma Donald, io capisco che tu quando fai il twittino, magari un quarto d'ora prima o il giorno prima, chiami tuo genero e gli dici, oh, compra long, oh, compra short, facciamo un po' di soldi, capisco che hai fatto i miliardi, Donald. Ma l'economia reale, Donald, l'economia reale non è Monopoli, non è Monopoli. Io capisco che tu sei un grande, andresti bene, magari, non lo so, in un casino a fare il bischettaro, ma non funziona così. Quindi qualcuno si sta svegliando. Quindi i mercati, l'orso, non dura 2 giorni, non dura un mese, non dura una settimana. Tutti i nodi arriveranno al pettine, ma non adesso, nonostante qualcuno si sia svegliato, non adesso. Arriveranno magari dopo l'estate, vedrete se l'ambre non avrà ragione. Vedrete se l'ambre non ha ragione. Qualcheduno si sta svegliando. Poi ci sono state da parte invece dei fan di Trump delle proteste in Michigan, perché ve lo spiego in un altro video. E mi raccomando, ragazzi, iscrizione al canale, seguitemi anche su Instagram, @benedetto_official. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Poi vi spiego un po' anche questa situazione, ok? Ve la spiego in un altro video.